oggi è una giornata non bella, perché è arrivato in aula alla Camera progetto sull'autonomia differenziata. Ci è arrivata dopo uno scontro in commissione in cui hanno scritto una pagina veramente brutta per la democrazia parlamentare. Hanno fatto rivotare quando erano andati sotto, hanno fatto ripetere il voto anziché programmare il risultato. Era un nostro emendamento che era passato, un emendamento del Movimento 5 Stelle appoggiato da altre forze di opposizione. Questo la dice lunga sull'arroganza, sulla predisposizione a calpestare qualsiasi regola pur di arrivare a un risultato. E qual è questo risultato? Il risultato è non offrire un progetto di riforma per la nostra nazione, ma realizzare una permanenza, assicurare una polizza assicurativa a questo governo per la permanenza e la sopravvivenza del governo stesso. Perché è evidente che questo progetto di autonomia differenziata viene appoggiato dalle altre forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia, il partito di maggioranza relativa che abbiamo, per ottenere i voti in cambio per il premierato. E guardate, mi ha molto colpito, in un contesto in cui si cercano di mascherare questa realtà, c'è un voto di scambio premierato contro autonomia differenziata. Mi ha molto colpito il fatto che ormai lo dichiarino pubblicamente. Alcuni giorni fa Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, ha minacciato Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, il governo e la maggioranza. Guardate che se non andiamo avanti con l'autonomia differenziata e i patti non vengono rispettati, mettiamo in discussione tutto. Hanno rivelato lo scambio. Hanno rivelato lo scambio. E guardate che governare toccando la Costituzione, senza un progetto, una visione utile per il Paese, ma soltanto utile ad assicurare sopravvivenza alle forze di maggioranza, è la più grande iattura che ci possa capitare. Non c'è visione. Questo progetto in particolare è un progetto che nasce miope e finisce completamente orbo, perché distruggerà l'Italia se dovesse andare in porto, e non ce lo auguriamo perché cercheremo di contrastarlo in tutti i modi. Ma se mai dovesse andare in porto, ridurrà l'Italia a 20 staterelli, ciascuno con la propria regolamentazione, ma una regolamentazione che abbraccia tutto, dalla sanità all'istruzione, alle infrastrutture, ai trasporti, tutto. Quindi noi ci muoveremo, laddove stiamo facendo un processo di integrazione in Europa, ci muoveremo da una regione all'altra incontrando leggi, regolamenti diversi. Chi se ne potrà avvantaggiare? Ditemi, nessuno. Alla fine dei conti, se questo progetto andasse in porto, non se ne avvantaggeranno neppure quelle regioni del nord che oggi hanno l'illusione di poter correre sempre più veloci. Ma loro corrono sempre più veloci e corrono veloci, ma perché c'è un'Italia unita. Quando ci hanno 20 staterelli non correranno più così veloci. Questo dovremo spiegare alle regioni del nord. Non dobbiamo creare la prospettiva della divisione dell'Italia nord-sud. A parte che io dico, ci sono tanti sud anche al nord, ci sono tante aree montane, interne, depresse. Non dividiamo l'Italia in due e non la dividiamo in 20 staterelli. Contrastiamo questo progetto che non porta nessun beneficio. Contrastiamo questo progetto che illuderà alcune aree di correre sempre di più, ma di fatto ci impoverirà tutti. Ma soprattutto condannerà oggi le aree più depresse del paese e le abbandonerà a se stesse,
perché a quel punto lì è chiaro che alla fine della fiera questo obiettivo di mantenere la ricchezza quanto più possibile lì dove viene generata farà correre sempre più indietro le aree che oggi stentano, le regioni che oggi stentano sono in difficoltà, rimarranno sempre più abbandonate a se stesse con nessun vantaggio agli altri. Quindi lavoriamo tutti insieme perché non ci sia questo pactum sceleris, patto scellerato tra le forze di maggioranza per garantirsi reciproca sopravvivenza, perché non ci sia questo scambio premierato contro autonomia differenziata, contro giustizia, perché attenzione, c'è anche Forza Italia che ha rivendicato la riforma della giustizia, la distruzione di una giustizia equa, trasparente, un servizio garantito a tutti i cittadini. Lavoriamo tutti insieme per dire no all'autonomia differenziata in ogni sede, in ogni contesto, non solo noi che abbiamo la responsabilità di guidare delle comunità politiche, ma ciascun cittadino in ogni sede, in ogni iniziativa. Quindi appoggiamo questa iniziativa, avete ricordato che già vi siamo stati al fianco, continueremo a essere al fianco a qualunque sana iniziativa che dica no a questa riforma scellerata. Un saluto.